quindi cercare di far muovere sul territorio disegnatori che in qualche maniera già c'erano sul territorio. Ma le scelte sono state quelle di mettere sempre insieme dei disegnatori che fossero il più eterogenei possibili anche all'interno dello stesso gruppo, in modo tale da avere degli stessi luoghi visioni tutto sommato diverse, anche se congrue l'una con l'altra. E lo vedrete osservando, se date uno sguardo attento ai tavoli, vedrete come per esempio questo, il tavolo degli Skechers, ha una sua faces abbastanza precisa, però ognuno di loro ha il suo stile, ha le sue differenze. Che ne so, la Sara Menetti per esempio utilizza le penne colorate per andare a cercare il dettaglio, mentre usa il colore pieno per la rappresentazione dei luoghi nel loro insieme, mentre Dario Grillotti ha preferito la mezzatinta e cercare una rappresentazione più fedele possibile all'oggetto che stava rappresentando. Christian Cornia, anche lui, vedete, ha utilizzato tecniche miste. Prevale l'acquerello, ovviamente, perché è la forma di rappresentazione cromatica più emotiva, più rapida, più corrispondente. Esatto, è anche più portabile, più rapida anche, perché ovviamente né la tempera né l'olio richiederebbero tempo. C'è anche l'entusiasmo per i culatelli. Ah, senza dubbio, l'aspetto culinario ovviamente è quello che ha suscitato gli entusiasmi di tutti. Per esempio nel mio c'è il racconto di come venivano cotti i panigacci usando i testi, si chiamano testi appunto, questi dischi di terracotta con il quale hanno cucinato, Alessandro li ha assaggiati anche, quindi annuisce. Sono curiosità anche minime che però sostanziano la vita di quel luogo e quindi è giusto che vengano raccontate.